Benvenuti nella cucina di Gilda, che ci sta preparando una cosa deliziosa. Basta che guardate gli ingredienti e già può essere che un'idea va se l'è fatta. Ciao amori, allora oggi famo, guardate un po', la vignarola. Ecco qua, io adesso sto a cavare i carciofini. Io ci metto fave, piselli e carciofini. Ecco fatto. Fave fresche, piselli freschi, tutti sbucciati qua, eh? Ecco, ci andrebbero pure due o tre foglie di lattuga, ma io non ce la metto perché... E i carciofini. E i carciofini, vedete? Eccoli qua, belli, teneri e senza barba questi, eh? Ecco fatto. Guardate che belli. Ecco qua. Questi si possono fare pure sott'olio. Ecco. Io non ce l'ho il tempo di farli sott'olio. Una volta li facevo, ma adesso proprio non c'ho proprio tempo. Ecco fatto. Voilà. La rosellina fatta. Ecco. Vedete che diventano neri, ecco, non ce li mettete dentro l'acqua perché hanno dopo un sapore strano. Io non ci metto mai perché no, acqua e limone poi a parte che vi coce gli leva il sapore, no, ma se ci vanno proprio il sapore del limone ecco così, poi li ritagliate a metà, li sciacquate bene e poi li cuocete, non succede niente, eh? Io ve lo dico e ve lo ridico, poi vabbè, ognuno fa a modo suo, giustamente, non c'ho da ridire niente, ci mancherebbe. Allora, adesso metto due cipolline fresche, qui dentro ho messo 50 grammi di guanciale, allora, poi i piselli sono 260 grammi, e le fave sono 260, dai, pressa poco, sì, puliti, va bene? I carciofini quant'erano? Messi a lavare i carciofini, okay. I carciofini erano 8 carciofini, adesso io qui metto un po' d'olio, eccolo qua, e adesso andiamo a soffriggere leggermente. Andiamo. Allora, adesso che ha preso il soffritto, io metto giù i carciofi che ho lavato e tagliato a spicchi, va bene? Poi metto le fave. Adesso metto i piselli. Allora, e adesso metto un bel bicchiere di acqua calda però, sennò si incrudoliscono. Ecco fatto. Poi li lascio prendere il bollore e poi li copro. Allora, dopo 7-8 minuti metto un pochettino di sale, e ricopro. Allora, mi sono lasciata altri 50 grammi di guanciale che adesso io lo faccio soffriggere bene bene, lo faccio abbrustolire, va bene? Allora, in tutto è 100 grammi, va bene? Con quello che ho messo dentro i piselli. Eccola qua, pronta. Che delizia, vai. Adesso ci mettiamo sto bel guancialetto, eccolo qua, voilà, va bene? Mamma mia raga, qui una bella fetta di pane, ecco fatto, va pane bene? Casareccio, una rosetta, quello che vi pare, questa vignarola mia, va, ecco. Mamma mia che bontà, uno spettacolo, Gildare, è buona, si è cotto tutto quanto bene, da solo, proprio tutta a perfezione. Com'è la favetta? Buona, Gildare? Che vuol dire che fa, raga? A me piace. Fatele perché sono proprio buone, mi raccomando, la vignarola è favolosa. E...
Che spettacolo. Guardate che belli. Allora, amore, hai notato che mi sono cambiata la paranza? Quell'altra ho dovuta cambiare per forza perché mi sarà un po' attaccata quella. È uguale, Gitare. Eh no, non mi piaceva. No, hai fatto bene, nel senso è uguale che l'hai cambiata. Ecco, va bene. Va bene, Gitarella. Va bene, amori. Allora, tanti bacioni belli, sempre dal cuore. E dalla cucina di Gilda. Vi amo tutti. E piatto ricco. Piatto ricco, micificco.